Con il team Colmich ci troviamo in Abruzzo, nei pressi di Fossacesia Marina, graziosa località di mare immersa nel fantastico scenario della Costa dei Trabocchi. In compagnia di Lorenzo Secchiaroli, Giuseppe Sanconcordio, Vincenzo Di Tonto, andremo ad insidiare grufolatori di fondo come le mormore e pesci di galla di vario tipo, prevalentemente le occhiate, con una pescata a beach ledgering tipica di fine primavera, a cavallo tra il calar del sole e la notte. La spiaggia, medio fonda, è caratterizzata da ciottoli ed incagli nei primi 20 metri e sabbia fini nei successivi. Ecco perché Lorenzo, Giuseppe e Vincenzo useranno travi da gara con tre braccioli di lunghezza variabile da 80 a 120 cm, con terminali compresi tra lo 0,14 e lo 0,18. Non ci resta che seguirli in questa nuova ed avvincente sessione di pesca. Ciao a tutti amici di Italian Fishing TV e ben ritrovati per una nuova battuta di pesca dalla spiaggia. Oggi ci troviamo nella fantastica cornice della Costa dei Trabocchi e più precisamente a Marina di Fossacesia. Sono in compagnia di due grandi amici, due grandi pescatori, Giuseppe Sanconcordio, direttamente da Vasto. Ciao. E Vincenzo Di Tonto. Giuseppe, agonista di livello indiscusso, mio compagno di squadra, tra l'altro, amante sfegatato delle battute invernali di surfcasting estremo, preferirebbe farsi amputare una gamba, una mano, piuttosto che perdersi una scaduta a dicembre. L'altro Vincenzo, lui un po' più raffinato, anche perché è un agonista di quelli proprio seri, nel senso che fa un sacco di discipline, basta che ne pensate una, tra acqua interna e mare, lui la fa e vince pure, per cui è uno di quelli che, insomma, il mestiere lo capisce. Allora, Vincenzo, Fossacesia, dici qualcosa, tu che sei del posto, l'indigeno. Allora, uno spot molto frequentato sia da agonisti che da pescatori amatoriali. Uno spot molto ricco di pesci e più che altro per la sua varietà di pesci. Dovremmo trovare pesci di galla tipo sugheri, occhiate, saraghi, pesci di scoglio, perché nei primi 30 o 40 metri abbiamo la presenza di rocce. Si incaglia? Un pochettino, ma piano piano risolve il problema. Va bene, va bene, l'incaglio ci sta comunque, dai. È uno spot dove si disputeranno i prossimi mondiali Master ad ottobre. Sì. Una spiaggia che è una delle poche nella zona che ha subito un buon fondale e quindi la pescata sarà nei primi 60-70 metri, da 0 a 60-70 metri. Non dovremmo fare dei lanci lunghissimi. Vabbè, diciamo anche che è una delle poche spiagge adriatiche rimaste abbastanza wild, dove diciamo la mano dell'uomo non è arrivata prepotentemente con strutture, chalet, scogliere, è rimasta abbastanza selvaggia, diciamo. Quindi iniziamo a pescare e poi magari nel mentre vi facciamo vedere qualche piccolo accessorio, qualche accortezza, qualche innesco. E speriamo qualche pesce. Speriamo qualche pesce in modo da farvi trascorrere una mezz'oretta di relax sul divano. A dopo! Quindi stai imbobinando un? Un 18-37. Ok, quindi 37 fino a 100 grammi, a 125. Grammi, sì, questo spot va benissimo, 100 grammi di piombo. Con la Guardian lo gestisci bene. Non abbiamo problemi. Va bene. Assolutamente dei problemi. Moniello poi imbobina? Vediamo. Moniello imbobina bene. Bene. Una bella bobina. Bene. Adesso vi mostro uno degli ultimi accessori di buffetteria nato in casa Colmich, Vienna 60. Voi direte, cos'è? Una borsettina bella, bellina, manichetta, sono tutte quante, diciamo, combinabili, quindi se ne possono mettere una sopra l'altra diverso, ma dentro che ci mettiamo? Voilà, praticamente è un portabobine. Una manca perché l'ho messa sul mulinello che sto usando. Ce ne entrano sei di taglia 8000, diciamo, delle taglie più grandi, però volendo si possono anche mettere bobine più piccole. Il vantaggio qual è? Essendo di materiale morbido, le bobine, che generalmente sono d'alluminio, non si ammaccano, non si urtano, anche perché in mare, una volta che l'alluminio perde lo strato di anodizzazione superficiale, tende sempre a fare un po' di ossido, per cui riporle in un luogo, diciamo,
un po' più morbido e confortevole, è sicuramente migliore. Oltre al fatto che non li abbiamo in giro per il cassone, che vanno sballottando a destra e a sinistra. Quindi Vienna 60. Presentiamo un altro prodotto della buffetteria Kolmic, un'altra novità. Lione 110. Lione 110 è un portaruzzole per i vostri travi, per mettere i vostri ami. È formato da 11 ruzzole da 65, 6 cm e mezzo. È una misura ideale, in quanto i travi tendono a non portare tantissimo a memoria. Una novità 2022, molto utile e soprattutto che aspettavamo da tanto. Allora amici, oggi affronteremo la nostra azione di pesca con la canna Virgon, azione 30 100 grammi, lunghezza 5 metri. È la canna ideale per pescare a corta, massimo media distanza. È una canna telescopica con una struttura molto rigida, ma delle vette, due vette intercambiabili molto molto sensibili. L'abbiamo dotata di un mulinello Exid 5000, che ha una struttura molto molto compatta, è un mulinello molto potente e molto fluido, e l'abbiamo caricata con un Tapered 18-37. È l'attrezzo ideale per le vostre battute di pesca nel sottoriva. Un po' una bella mangiatina sui 50 metri. Vediamo di che si tratta. Forse un pesce di galla, eh? Oh, guardate che bel cefalo! Bello! Sciarrano preso nel misto in mezzo alle pietre. Allora iniziamo con la lenza. Visto che la spiaggia è abbastanza fonda, andremo su una lenza non troppo corta, quindi direi che un trave da 2,60 m con tre braccioli da 1,20 m fanno al caso nostro, sia per pescare a galla che per pescare a fondo. Nella speranza di intercettare qualche pesce di galla, di mezz'acqua, un'occhiata, un cefalo, andiamo ad utilizzare un fluorocarbon. Adesso in mano ho un Seacol Match di 18,5, ma credo che, visto che l'acqua è pulita, ne metterò uno un po' più sottile, magari un 16,5 o un 14,8. E lo abbiniamo a degli ami Crystal con occhiello N1000R. Tra il 10 e il 12 io andrei più per il 12, poi magari vediamo se è necessario aumentare un po' la dimensione dell'amo. Detto questo, la pescata è abbastanza semplice, per cui lanciamo in acqua le canne, una un po' più corta sui 50 metri e poi magari una canna più pesante la tiriamo un po' più fuori per vedere se le mormore che accostano sul calasole magari entrano da fuori verso il sottocosta. Arenicola è sicuramente una delle esche più utilizzate quando si parla di pesca dalla spiaggia. Oggi stiamo facendo una battuta, diciamo, di beach ledgering più che surf casting, in quanto utilizziamo attrezzature molto leggere e siamo alla ricerca di pesce misto, quindi dal grufolatore di fondo al pesce di galla, per cui l'arenicola è una di quelle esche, chiamiamole pigliatutto, che va bene un po' per tutti i pesci, molto attrattiva, molto catturante, quindi è indispensabile in questi casi.
Tra le varie canne da beach a catalogo Colmic abbiamo anche la perfetta. Questa è una canna veramente molto molto interessante, prima di tutto perché è molto bella, è leggera, è sensibile e poi diciamo che ha un prezzo accessibile a tutti, per cui è una canna che si presta molto bene sia all'agonista ma anche al pescatore amatoriale che vuole trascorrere qualche ora in riva al mare senza tutto lo stress dell'agonismo e delle competizioni. È una canna con lunghezza 4,70 con un casting di 20-100 grammi, quindi consigliata per utilizzare piombi da 50-75 grammi. Canna da beach leggering pura, dotata di 3 vette che conferiscono un'azione diversa, più o meno sensibile alla canna. Molto leggera, il colore esteticamente è molto accattivante e in questo caso l'abbiamo abbinata a un Varion 5000. Mugnellino fluido, molto veloce, con una bella bobina capiente, è quindi un mulinello adatto come dimensioni e come caratteristiche ad essere affiancato a una canna come la perfetta. Quindi vediamo se questa accoppiata stasera sarà vincente oppure no, ma io penso di sì. Praticamente ormai è andato, sta scomparendo, quindi nel giro di poco dovrebbe iniziarsi a mettersi in moto tutta la macchina notturna della spiaggia. Speriamo bene, vediamo se cominciamo a prendere qualche pesce un po' più, diciamo, rilevante. Eccola, occhiata, l'avevamo chiamata, appena fatto scuro, prima occhiata, tra l'altro anche bellina, quindi speriamo se ne prendano altre. Questa l'abbiamo presa sugli 80-90 metri, quindi stiamo cercando di sondare sia la fascia di mare più a corto raggio e quella un po' più lontana. Adesso questa ha mangiato un po' più lontano, vediamo se ne prendiamo qualcun'altra. In acqua! Come una scheggia! E guarda che classe, Giuseppino! Vince, tira forte, Vince! Oh! Guarda che occhiatona, oh! Porca miseria, bella! Bella, Vince! Porca miseria, che pescione! Bella, oh, bellissima! Bella occhiatona, guarda che bella occhiata.
fermi tutti. Tu stai prendendo più mormore di tutti, quindi fai qualcosa che noi non stiamo facendo. Prego, illuminaci di mezzo, dai. Ho messo due attrattori Colmic, uno fluo galleggiante e uno non scaldato. Allora facciamo così, lascia i pesci e poi facci vedere questi attrattori, dai. Dai. Quindi abbiamo detto a trattorino soft fluo, sì, abbinato con uno neutro, diciamo non affondante, un attrattore. Quindi è una cosa classico, un po' più fluttuante. Un po' più fluttuante, ma una cosa che me lo tiene un po' in stallo. Vincenzo, sparaglione. Ecco. Occhiate. Eccoci, una mormora e un bel granchio. Serata movimentata, è appena scesa la notte, il pesce è entrato, galla, fondo, di tutto. Vediamo adesso un po' più sulla lunga distanza. O è un bel pesciotto o ne sono due. Vediamo. Oh, allora, abbiamo per noi un sugherello e mormore. Eccole qui, ora rilasciamo. L'N1000 non lascia scampo, per i pesci di galla è fenomenale, anche per il pesce di fondo comunque non è che ha molte alternative, l'N1000 è sempre un amo che punge. Canna tutta in bando, vediamo che succede. Eh sì, qualcosa c'è. Qua stavolta occhiatina, piccola. Gli vediamo subito il via. Niente, occhiata, neanche uno sparlo. La serata giunge al termine, 3-4 orette di pesca ben fatte, la compagnia è stata buona, impressioni a caldo. Peppi, com'è andata? Sei divertito? Sono divertito tantissimo, poi a pescare con due grandi campioni sempre bello. È una cosa, guarda, è proprio un bastarese, ma
Qui invece, Vince, che dici? Grande divertimento, tanti pesci come si prevedeva, anche se eri un po' scettico. No, vabbè, scettico no. Io alla fine, è vero che sono marchigiano, però in Abruzzo oramai sono stato adottato da parecchi anni. Fossa Cesia, per questo tipo di pesca, la pescata movimentata, tecnica, è quasi una garanzia, diciamo, a meno che non si becca il mare mosso, l'acqua sporchissima, è difficile fare fiasco. In questo caso ci siamo divertiti, abbiamo azzeccato tutto, diciamo, abbiamo pescato a galla, a fondo, Peppino parecchie mormore, occhiate. Abbiamo fatto una previsione che prendevamo tutti i pesci e ne abbiamo presi quasi tutti. Quasi tutti. È stata una bella sessione di beach ledgering, per cui si ringrazia sempre la Colmich che ci dà la possibilità di provare e testare i nuovi prodotti, le nuove buffetterie, tutte molto molto belle, canne, mulinelli. Quindi con questo, ragazzi, il team Colmich vi saluta e alla prossima puntata. Ciao! Ciao ragazzi!